Una chiamata su un telefonino può aver innescato l'esplosione di Calenzano vicino a Firenze, dove sono morte 5 persone. E questo è il sospetto. Nell'impianto, per regolamento, i cellulari andavano tenuti spenti. Ma non c'era un luogo dove depositarli in sicurezza, perciò i camionisti li lasciavano al posto di guida. In ipotesi, uno squillo su un telefonino dimenticato acceso può aver fatto da miccia per i vapori infiammabili. Vicino ai camionisti operava una squadra esterna, rischioso far procedere in contemporanea due differenti lavori non coordinati, condotte scellerate, si legge negli atti giudiziari. La procura di Prato procede per omicidio colposo plurimo, lesioni gravi, crollo doloso, rimozione delle cautele contro gli infortuni sul lavoro. Gli inquirenti hanno acquisito i piani di sicurezza, vogliono capire le regole, come venissero osservate, chi dovesse controllare. L'iscrizione di qualche nome e cognome su specifiche responsabilità non è improbabile a breve. In ospedale lottano tra la vita e la morte due feriti gravissimi. E tuttora nel reparto grandi ustionati a Pisa l'operaio che ha fatto scattare l'allarme qualche istante prima della deflagrazione. Non ha potuto impedire la strage fra i suoi colleghi, ma forse ha salvato la città impedendo l'effetto domino fra le cisterne piene di combustibile.